può avere un po' di caffè? Ancora si deve fare. A da passà? A da volare la posa. E che ne parliamo a fa? Ma è mai possibile che una mattina si adesce da con animale? Mamma dove sta, mamma? Sta fuori. E papà? Non si è svegliata ancora. Mi sono svegliata, Sto sveglia dalle 5. Ma svegliata tua madre. Già, quando mai si è potuto dormire un poco soverci in questa casa? Mai. Siedilo, sì, siedilo. I chi sciruppa? Ma è mamma? Sta parlando con donna Vicenza. Ehi, sta parlando, sta mangiando. Ma sempre può fatto da settimana passata. Che lei una faccia verde fa o sempre che era. Quando veniva dentro al basso nostro, mamma l'ha arrivata a sei caffè e visto ciò lo vecchio perché lo ha scegnato dalla figlia, l'uovo fresco. Già. Che la mamma doveria addocere. Se imparai a quello che portava il caffè a noi e se lo fece portare pure lei. Ma non solo si è messa a vendere il caffè nel basso suo che sta poco lontano dal nostro, ma quando fa pagare 2,50, mezza lire in meno. Il gran caffè d'Italia ha fatto concorrenza al Cambrinusso. E poi va dicendo a tutti quanti che nel caffè che facciamo noi c'è il surrogato. Ah, no, che facciamo noi, che fate voi, che fa tua madre, perché io non lo farei. Soffiate che a gambe i palpiti. E guardi, obbligatieri, e fascista, a finanza. Se fosse per voi, avessimo voglia di morire di fame. Sì, avessimo voglia di campare onestamente, caricere. Ma perché? Cosa disonesta a vendere un caffè? Se non lo facciamo noi, ci sono altre 100 persone che lo fanno. Vicenzo non si è messo a vendere un caffè pure io. La settimana scorsa, sopra il Conte Molo, un signore si è buttato dal quarto piano a bassa. E che c'entra questo? Perché non ti butti a bassa pure tu? Papà, voi certe cose non le capite, siete di un'altra epoca. Ehi, è pure Rice Buono. Rice Buono, tua sorella ti ha fatto segno in un notaretto. Ciao, perché io sono noioso, non capisco niente. Ora voi, che generazione sbagliata. Io voglio sapere una cosa di va. Il caffè che voi vendete a 3 lire a tazza, il contrabbandiere che lo rivendo a voi, dove lo piglia? Non lo sottrae alle cliniche, agli ospedali, alle infermerie militari. Papà, state zitto. Voi eravate stonato, ma mo addirittura vi siete rimbambito. Ma qua clinica e ospedale militare, che roba finisce nelle case delle autorità. A ieri 5 kg di caffè a 70 lire al chilo, chi li portai? Non li portai un capo manipolo fascista. E mamma non si è voluto pigliare per paura che si fosse trattato di qualche agente provocatore. Voi ve ne venite si sottrae. Ma che so, se uno per esempio vedesse, ecco, che la classe dirigente filasse dritta, allora sarebbe l'uomo il più malamente se vi parlasse come vi sto parlando io. Ma quando tu vedi che quello che avesse era un buon esempio, sono una mappa di Mariù. E allora uno dice, vuoi sapere la verità, credo? Tu mangi un buonetto in grassa e io mi muoio di fame. Ma roba tu, a roba pure io, si salvi chi può. Invece sono io in casa, tu non ruberai mai. Che carità, io vengo per dire. E mo mi piglio il caffè mio, bi. Cabù, sui maccheroni mi rai. Chi ti sta dicendo niente? Ehi. E maccheroni mi lo stanno qua. Ehi, saccio questo. Ma come ieri sera non mi mangiai apposta per mi mangiare stamattina? Chi sa mangiato? Papà. Ma visto che mangiate voi, Beh, non erano i miei. Ma con mia giuritta che mangiaia in sta casa. E si chi lo pranzo è troppo consistenza, oi. Ma voi e vostro non mangiaste mai ieri sera? Oi, cagavo buoni, non mi ricordo. E tu, i miei, si salvi chi può. Ma con me non mi faccio capace. Voi mangiate di notte, vi alzate di proposito, vi alzate. Ma sono che 6:30, sono. Mi alzi a proposito. Questa notte l'allarme non l'hai sentito. Un'ora e mezza di ricovero, sono tornato a casa con un freddo addosso.
Non potevo dormire per via di un poco di languidezza di stomaco. Mi sono ricordato che c'erano certi maccheroni rimasti, potevo sapere chi erano. Però ma si ti ricordati, Aro e Mattetta, ieri sera, Mannaggia, mi mangio a faticare, ma che uno ci manca. Oh, mamma mia, non voglio essere toccato, mannaggia, marino, mannaggia. E poveri miei, a roba e l'altro non tocca, ma quanta gente ti scassa tutte cose. Scassa tutte cose, ma capo. Io veramente non mi ricordo, tu stai facendo di sto ballo in maschera. Faccio un ballo in maschera, il resto di uno, resta. Ma che ti mangiavi, per tantino le maccarine? Erano piatto tante, che si ho pane mio. Accadio, pigli tu, pane tu, pigliate, ho pane mio. Che bello amore di figlio. Perché voi vi siete mangiati i maccheroni miei per amore di padre, sì. Che lo pane è poco, poi trinitamente qua, mo state fino a mie giorni con sto pucurillo di pane. No, ma io me ne vado, e poi ti faccio vedere se non me ne vado. Che quello ha ragione, io veramente non mi ricordo, hai ragione. Papà, voi facete sempre che non ce l'aveva visto per io. Hai fatto proprio buono. Che lo stava sempre menato, di indovarsi, non ha avuto roba a me. L'uovo fresco, pezzo le bollito, piatti e le macarine. Dio so che la costa, non può che schifezze mangiare, salvando la grazia di quando non trovo. Non mettere mia sera una pesante per la figlia. Bollo sta cosa, no? Ma è scappata a bollo. E viene da pigliare un caffè. No. Una papà ha già di pazienza, muove una vita io. E fatti i fatti vostri. Questo è un mezzo chilo di farina che mi cercaste va io. Una vita da 40 lire. A 80 lire o chilo. È aumentata nata a 10 lire. Voi se lo volete voi pigliate, se no statevi bene. Quando viene una persona io ce lo do un'altra volta. Io certamente, per fanno piacere, mi sono messo pure a rischio di passare guai. Non ci guadagno nemmeno niente perché non sono affari che mi interessa. Io vorrei sapere dopo che li ha mettere a me se certi pasticci. La farina, se la vogliono, se la trovano loro. Non va a sapere trovare. Ah, non ci guadagno neanche niente perché io non permetto questo commercio in casa mia. Come d'aggeri? E quella vostra moglie c'ha il cuore buono. Sentite che mi servevano un po' di farina e me l'ha procurata. E queste sono i 40 lire. Grazie tante. Se vi capitano due fagioli. Niente, donna Peppanella mia, niente. La stessa persona della farina mi promettette un paio di chili di fagioli per noi e non me l'ha portata ancora. Sì, e porto. Ma tenete presente. Ma se vengono, vengono certamente con l'aumento. E io mi piglio con l'aumento. Buona giornata. E pure a voi. Un caffè. Peccate. Viene a casa un altro. Perè. A sera ti arritirà in presso. Hai capito? Andai con due compagni miei al cinema alla sala Roma. E non ci arrivai. Con l'oscuramento che c'è stato, arritirà all'11:15. E dentro la vicola, che dicono? A ieri sera non facettemi l'opera perché era tardi. Ma cammina a dritto, si nota manno cambusando. Va a fu caffè, che mo' cominciano a venire i clienti, va. Sono ragazze. Ci vuole pazienza e bisogna avere gli occhi aperti con la gioventù. C'è che fa? Appena lavato il caffè mi sta a fare sti fagioli. Ah, ma allora ci stanno i fagioli, eh? I fagioli ci stanno, ma. Ma. I fagioli ci stanno. Non c'è risposta. Assù, a chi ci toglie il fagiolo? Ti mancano qualche servizio. Ma, ti ha già accompagnato a riduzza scuola. E per strada ci ha comprato pure una bella cosa perché non ha fatto capricci. No, ma danno giudizi che la piccerella vostra che ti fa stravare. Che le muoiono a stella tante? Quanti anni tieni? 5 anni, te. Ma come parlo bene, serie a serie, come una grossa. I pastrati l'ha già dimannata. A chi vuoi bene tu? A mamma ricevesse. Ah, quella è un'adorazione che c'ha per la madre. E papà che re? E fes. Ma con una bella pronuncia chiara, la S la tiene proprio bella. Io non è che prendo cappello per l'apprezzamento della bambina. Quello tiene 5 anni, figuratevi se mi può fare impressione il giudizio di una creatura. Ma non c'è imparate certe cattive parole. Ma che c'è imparato noi, sì? Che l'estenda mia sovì che sei. Proprio tu, hai capito? Sì.
farli sboccare in casa, la bambina sente e ripete. Io? No. Ma voi fosse per scemo, eh? Vedete che parola, ma che educazione. Cioè, io con te non ci voglio parlare. E perché mi parlate? E ci capita sempre. Nanziria, come se avesse pigliato Nanziria. E fino a sotto il portone della scuola ha fatto con me una canzone. Cavo pizzerà vestigio la mano. Papà è fesse, papà è fesse. Quando ero bellissimo. Ci ha messo pure la musica, c'è mia. Questo però non lo sente per strada, questo lo dice sua madre. Ma papà non è fesso. È un poco stonato, perché siccome ha fatto l'altra guerra, quella del 14, quando tornai, a capo non l'ho aiutata più. Ha già fatto una cosa e me ne dimentico. Ne penso un'altra, dopo 5 minuti non me la ricordi più. Ah, ehi, trovi i maccheroni da Medea, mi credo che sono mio e me li mangio. E a Medea resta digiuna. Io ho fatto l'altra guerra. Messo. Buongiorno. A Medea, signor. Un momento, mi pigliano pochi i caffè. Oh, è già maggio pigliò. Ah. A Don Vicenzo, andiamo. Se pigli mezza lì dei miei. E voi pigliate a Villa a Don Vicenzo. Ma che c'entro, il caffè vostro, guarda cosa, ce l'ha gitto pure lì. Oggi no, lo stanno facendo a bar. No. Ma non ho visto come sto facendo a bar, c'è bisogno di domandare. Parole inutili, conservate voi fiate, parlate quando siete interrogati, va? Avete ragione, ho sbagliato. E che dite, la mettiamo a posto questa situazione? Non vuoi scherzare, E io ti dico che se io fossi ministro di non so quale ramo, perché non so c'è, cioè, quale ministero dipende, io aggiustassi subito subito la situazione, eh? Oh, ma secondo voi perché manca a Roma? Ma stato zitto, la roba non manca, c'è tutto. Farina, olio, burro, formaggio, scarpa, vestita, pasta, c'è sta tutto. Allora come si spiega? Come si spiega? Che la solita sonata, quella è tale e quale come nell'altra guerra. Succedeva la stessa storia, aumentavano i prezzi, non si trovava la roba, i generi sparivano, spariva tutto. Beh, secondo te, perché si fanno le guerre? Perché? Fa sparire la roba. È il calmiere, hai capito? Oh, perché quando tu governi metti il calmiere, vero? Tu alimenti implicitamente l'astuzia del grossista e del dettagliante. Succede un gioco di prestigi, hai capito? Il consumatore va all'elemosina, o se muore di fame o va in galera. Il mio progetto, è vero, il mio disegno di legge, se io tenessi voce in capitale. Buongiorno. Ogenà, fateci sentire questo disegno di legge. Voi vado a prendere un caffè, pigliatevi e statevi bene. Ma perché non possiamo sentire? E fatto questo caffè? 2 minuti. Dunque. Dunque. Si parlava della mancanza dei generi e io invece dicevo che la roba c'è, ma che è il calmiere che la fa sparire. Io farei in questo modo. Le città d'Italia quante sono? Sono... Vabbè, non lo sappiamo, ma farei. Facciamo che fossero 5, è vero, per fare un conto facile. E facciamo che il fabbisogno di ogni città d'Italia fosse 1 chilo di farina al giorno a testa, diciamo 1 milione di chilo di farina. A te governa. Che ti sono 50-60 milioni, vabbè. Di nascosto apri uno spaccio facendo finta che si tratta di uno spaccio privato e lancia sul mercato la farina a 10 lire un chilo. Che succede? Che gli altri negozianti entrano nello spaccio e non sapendo che quello che vende lo fa per finzione o pigliano io tozzo a casa sopra un bacone. Tiene la concorrenza. L'iniziativa privata. Voi siete ignoranti. Ma non ho capisci che chi lo tuo sfruguleino fornisce i vestiti. No, Gennà, è per la circolazione delle macchine data la mancanza della benzina. Avete pensato di? Come no? Ogni automobile ha 9 autisti. Uno al volante e 8 allo spinderoggio. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Un caffè sta a momento. Ho pigliato fresco. Sì, grazie. Stanotte non ho chiuso occhio e tengo bello dolorica. Quella mia moglie quando sente la sirena diventa uno straccio. Dopo 1 ora e mezza di ricovero con 3 bambini appresso, ecco voi dormire. Ha continuato a tremare come una foglia. Ma stanotte le bombe l'hanno manata. Sì. Hanno colpito 2 palazzi al Parco Margherita e certi fabbricati a Capodimonte. Vicino dei posi di ritrovo. Ma chissà come ce n'ha fa vero. Zero vasce, mi è tutto forte. Sì, mamma. Caffè. A me scartoli le zucchero. Ma una tazzuola di mamma. Il signor... Signorino, scusate. Un cucchiaio, signorino, è pulito. Grazie. 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 Grazie.
guarda. Complimenti, donna Ma. Stamattina è dritta, buon proprio ci pensi. Ecco, bravo. Questo potrebbe essere un altro disegno di legge. Stanotte mi sono morta la paura. Io appena sentessi una sirena, qualunque cosa sto facendo all'asso, mi piglia a chista e me ne vado in ricovero. A me mi viene un freddo addosso e un movimento nella pancia che a bastidire voleva scappare subito al gabinetto. Ci fa confesso la mia infelicità, la vigliaccheria. Quando si andava la sirena, ha già scappato la gioia. Signori, a voi, ma che decido, quando fornisce sta guerra? Figlia mia, e chi lo può dire? Lo può dire, qua non se ne può più. La vita aumenta giorno per giorno. Ognuno di noi tiene pugliera, figlia. Noi siamo autisti, vedete, e qua se non mettono in circolazione le macchine, guarcelo scuro. E che dite, mettono un'altra volta in voi macchina? Che dici? Sì, sì, mettono. E chi lo può dire? Speriamo, ma non credo, Non lo può dire. Ma ora dicono che i bombardamenti ci fanno più forti, ma ci distruggono le città. Dici che meno non bleno, non gas. Che dici, che signorin, c'ho bene, non gas. E chi lo può dire? Speriamo di no. È vero, ma io questo dico, sta guerra è una cosa proprio fuori natura. Ma che c'entrano le famiglie, ma che ci azzecchiano il caso? E adesso chiameranno altre classi. Che decide, signori, che chiamano i riformati? Sto tanto in pensiero per figlio Mamede. Che decide, signori, che chiamano? E chi lo può dire? Signori, ma voi non sapete niente, vero? Voi leggete il giornale. Uno pure vorrebbe un'assicurazione, un conforto magari inutile, ma insomma... Allora io per farvi piacere dovrei dire che i bombardamenti non ne vengono più, che i classi non ne chiamano, che le automobili rimettono un'altra volta in circolazione. Io che ne so. Vabbè, ma voi state vestite scure. Ma che c'entra? Quelli che stanno vestite scure sanno la guerra quando finisce, se bombardano o no. No, voglio dire che insomma voi avete a che fare sopra all'ufficio che gente che tiene la penna in mano, la lettera, è vero. E va pure, amo un gin, chi lo signorino non va. Ma dopo chi ci ha pigliato? E fate bene, in questi tempi è meglio tenere la bocca chiusa. Buona giornata a tutti quanti, vedete, sì, sto venendo. Avete tutto di me? Sì, sì, ma piglio su pochi i caffè. Sto dentro, se mi volete mi chiamate. Buona giornata. Buona giornata. Arrivederci. Noi potete parlare, noi siamo gente sicura. Ma che devo dire? No, la pensiamo come voi, non è che insomma, diciamo che... Donna Ma, il burro lo avete avuto? Dovete venire più tardi. Sì. C'è sta una persona che me l'ha promessa, ma sapete com'è? Quello lo trovano a vendere più caro e non si fanno vedere più. Sì, mo portano è roba vostra. Voi sapete che noi non lo usiamo, prima perché non ci piace. E poi costa così caro, chi so poter riaccattare? Già, perché voi non ci guadagnate niente sul burro, eh? Ah, signori, se dite così vuol dire che non me ne incarico più. Io me ne sono occupata fino adesso perché so che tenete i bambini, ma senza nessun interesse da parte mia, sino che la Madonna non mi avesse a far vedere più a mio marito. Questo è il zucchero che mi cercaste. Sì. Che stia a cioccolata, chi stupacca capo e pastina bianca, ecco, il tutto viene, aspettate, ha già tenuto la carta che mi ha portato la persona, a quale mo se viene a pigliare pure i soldi. Ecco qua, 2 chili di zucchero, 1 chilo di polvere di cacao, 10 pacchetti di pastina bianca, poi c'è sta rimanenza della settimana passata, sì. Sono giusto 3.500 lire. Ecco, donna, ma in questo momento non ho disposizione. Ho avuto mia moglie indisposta e so io quello che mi è costato. Con 3 bambini a fine mese, donna, ma faccio i capelli bianchi. Lo stipendio è quello che è. Quel poco di economia che avevamo in casa, col costo della vita, se n'è andato in fumo, e capirete. Ma come? Voi tenete la proprietà? C'ho la casetta dove abito, che comprai a rate dopo tanti anni di lavoro e stenti, e 2 appartamentini a Magnocavallo tengo la proprietà. Donna Maessa, sapete per quanto tengo affittato? 1 200 e l'altro 300 lire al mese. Me li devo vendere. E con quale coraggio tolgo quel poco ai miei figli? Ho portato questo orecchino di mia moglie. Eccolo qua. Me l'hanno apprezzato 5.000 lire. Tutte e 2? No, uno solo. L'altro ce l'ho pignorato. Lasciatemi. Io ce lo faccio vedere a sta persona. Può essere caso contenta. Dunque, devo pagare 3.500, eh? Resterebbero 1.500 lire. Me le conservate voi. Se restano, vi conservo.
Mi volete dare la roba? Come no? E voi siete il padrone, sì, per carità. Anzi, domani ha già vi certa carne e vitelli. Me ne conserva un bello chilo. A domani, allora. Uova fresche ne volete, signorina? Se ci sono, donna, ma sapete, per i bambini, eh? Domani ve le faccio trovare, eh? Grazie. Grazie a voi. E buongiorno, e buongiorno. Grazie. Oh. Ma ho capito una cosa. Mo stavo là dentro e pensavo, chiaramente questa vita di pericoli che noi facciamo sempre con la preoccupazione di essere arrestati, perché è inutile che mi racconti storie, non è soltanto un fatto, una tazzina di caffè, ma io vedo troppo movimento la mattina, la sera, pasta bianca, farina, formaggio, caffè. T'ha detto tante volte che non è roba mia, ma portano qua e io faccio un piacere a qualche conoscente. Così. Per gli occhi celeste, color del mare. Ne? Io non guadagno niente. E noi come mangiamo? Fammi capire come succede sto miracolo. Mangiamo che la tessera. E non si arriva già cadavere, scheletriti, color avorio cinese. Io Dio lo sa, non guadagno più niente, perché poco per volta stanno togliendo tutti i trambi a mese. E allora che sa da fa? Ma un momento, ma adesso che cos'è? Stiamo parlando, stiamo ragionando. Ho detto che ho capito una cosa. E mo non mi ricordo. Ho capito proprio come si deve fare per vivere onestamente senza ricorrere a questo commercio della borsa nera, che è una vergogna. Questa è la cosa. Avevo capito proprio l'ingranaggio. Dunque. Ah, ecco. Sì. Se con la tessera non si può vivere, perché con la tessera non si può campare, con la tessera si muore, insomma. Dunque, se con la tessera non si può. Ah, se con la tessera non si può vivere, allora si deve ricorrere alla borsa nera. No, un momento. Dunque, ecco, se con la tessera non si può vivere, si deve ricorrere alla borsa nera. Dunque, si deve vivere col pericolo che ti arrestano e che vai carcerato. Ah, ma stammi già a corte, vedi? Io me ne vado. E che fai, te ne vai? Sì, me ne vado, mamma, me ne vado, vedo un poco d'aria. E un po' che sol, faccio quattro chiacchiere qua all'angolo. Stanotte quell'umidità del ricovero me la sento nelle ossa. Sì, ma hai capito? No, perché io l'altra notte portai due quintali di caffè. Ah! Donna lì, addirittura due quintali. Sì, e donna Mali mi ha fatto un piacere. Ma voi esagerate, beh, scusate. Ah, quando all'ultimo dei conti il responsabile in casa sono io. Io tengo moglie e figlio, va bene, insomma, che di questi momenti ci dobbiamo aiutare. A Mali mi ha fatto piacere di tenervi in deposito un po' di roba qua, ma che se un'esagerazione, lui quintale. Allora, questi scherzano con un confine, con la galera. Questi, per dare un esempio, non guardano in faccia a nessuno, hai già capito? Beh, come ha già fatto? Lui quintale. Dove l'avete messo? Sta sotto letto. O secondo materasso è tutto caffè. Sotto c'è sto orista. Pasta bianca, olio, farina, burro. Formaggio. Onorì, quelle pezze di formaggio che avete portato, se le potete smaltire perché la notte non si respira. Ma ce no, dovete avere un po' di pazienza. Io ho già passato un guai questa partita di formaggio. Ho passato lui un guai, perché fa fresco, sapete? La sera si deve chiudere, non si può stare aperta. A un certo punto non si respira, l'aria diventa talmente ammorbata. Io vi giuro, certe volte quando sento l'allarme, dico, meno male, la liberazione, finisce la casa. Mi ripeto, un po' di pazienza, non ce n'ha. So. Pazienza, abbiamo fatto il centro dell'ammasso qua. Sì. Facci papà. È perciò che voi non vi dovreste allontanare, perché casomai... Casomai mi metto alla presenza di Dio e facciamo pezzi e lavori, sì, ma sì. Onorì, sia l'ultima volta che ve lo dico. Pigliate la roba e toglietela dalla casa, perché io ho paura. Io me ne vado, se hai sentito l'allarme, non pensate a me, ognuno per sé, Dio per tutti. Vabbè. Hai capito? No, perché sennò io ve lo dico francamente, io vi dico corretto. Metto tutta la roba sopra e va a portare a casa vostra. Perché non mi dispiace. State qua pure, ma mi raccomando.
E quanto va già da di parte mia? Non vi preoccupate. È che temo un regalato. Non sono regali che vi posso fare perché non mi trovo in queste condizioni. Io avrei la vita mia. Ma soldi a mano a voi non ne voglio. Quando l'avete piazzata, si toglie la spesa iniziale, l'utile è roba vostra. E che c'entra? Sempre a voi spetta la metà. Guardate sto orecchino. Ah, non c'è male. Quanto può valere? Fatemi vedere l'altro. L'altro non ce l'ho, sta pegnorato. Beh, si dovrebbe spegnorare per vedere se le pietre sono uguali. La polizza non mi apputirà. No. Aspettate, oggi che è? Oggi, lunedì. Giovedì vado. Ecco, l'oggetto si spegnora e si può stabilire il valore. Ma questo 4-5 mila lire ci vale? È stata coperta, no ma... L'avete messo in materazzi sotto. Calvo, di. Non ci sembra proprio niente. Ha già fatto una fatica. A quest'angolo qua poi l'ho chiuso con due ciappette automatiche, in modo che al momento opportuno, a secondo come serve, se ne pigliano un chilo, due chilo, si metta a mano. E poi se leva. E poi si mette un'altra volta. Beh, donna Ria, e quando mai avete fatto questo? Oh, no, ma perdonate. Non vi lascio se non mi perdonate. E che c'entra? A chiunque può capitare un momento di fosforescenza. Grazie, donna mamma. Grazie. E tu che vuoi? Devo mettere uno spicchio d'aglio dentro i fagioli. E non ce lo sai mettere? Non ci sta. Fatelo da donna Giovannina. E stasera va con cinematografo. Oh, vedete, che la mo' aguaglione chissà che s'ha creduto. Andatela, e poi faccio prima. Andatela, se ho fatto bene. Io scassa faccio. E poi faccio prima. E tu che fai, cacca, questo pure? Un nipote Palluccello mi è venuto a dire che un'ora fa si è andato a pigliare una tazza di caffè nel bus di donna Vicenza. Dopo poco che era finita la questione con voi, ci stai pure donate là, dai, donate là, parlate. Dice che andissi che donna Vicenza diceva, ma che sa pigliata la privativa, ha da fare solo esso il caffè, che la piezze questa, che la piezze quella. Ma io il caffè non faccio più, ma non ci faccio manca esso. E conoscenza che tenesse e tengo pure io, e sa da perdere un nome Vicenza capisce, sembra che tutt'oggi non lo combino servizi. Sa mi so scialla, chiuso basta e se ne andata. Quello certamente è andato a fare la denuncia dal brigadiere della squadra mobile. Va buono, e tu ma ti fai venire una cosa? Ossacci. Quando vai nella squadra, caccia trovo. Vabbè, ossacci, ma io vi dovevo avvertire, o no? Sì, sì, che stai fatto pure. Ah. Da una voce a patto, sta all'angolo d'oggi. Quando serve se ne va. Papà! Papà! Venite! Core solo ci sta all'angolo. Quando si appiccia Pippa e segni che la squadra mobile sta in Govic. Tu non ti muoverà qua? No. Na caparaglia, roi lì, roi. Uè, a te, ci voglio te capire, mi metto la scuola la nera. Ma quando, mo? Quando, rimane, fa che la faccio lì. Sto ingorrendo, quando mi volete mi chiama? Io sto fuori, si sa appiccia Pippa vuol dire. Sì. Che sta, Nere? Che sta? A prepara. Oh. Sì, prepara. Oh, Angelita, faccia così che facessimo. Mo, la Angelita sette bolizze. In galera andiamo a finire. Sta zitti, fa che in galera. Cavero, guarda, c'è qua. Fa una letata, tutto qua. Chiamo pure a Pascalino Piccolo. Già li ho chiamati prima di venire qua, mo venana. Oh, no, ma non vi agitate, io non me ne vado. La vostra sorte è pure la mia. Io mi metto qua, vedete, e faccio il parente addolorato. Grazie, Nero. Si è appicciata a Pippo! Si è appicciata a Pippo! Si è appicciata a Pippo! Che la piezza che non ha mantenuto la parola! Meno male, lui sta venendo pure Pascalino Pittorio come mezza preva. Mari, a se fa solo il ghetto, vai in acca! A gennaio a privare! Ma ti cambra, se non c'è nome! Pascalino, andiamo a bello. Chiama bello, ma chi così, Siamo pronti. Avanti, vai, a posto. Ciao, bella. Mamma bella. Ah, faccia così, da faccia così. Faccia così. Guarda. Tanto mi fa la zarzuela e mi fa...
Vedi che bello malaurio, guarda. Ne, ma è sicuro? Come no? Mm. Ma vedi che abbiamo fatto tutta sta funzione e non viene nessuno. Chi lo sa picciare la pizza? Sì. L'hanno rimbambiti, la settimana passata sono state un'ora e mezza che dentro letto non si è successo niente, pure sa picciare la pizza. Agita così, donna Mari, ma che pillo va? Questa è una spia ferma. Andiamo, bella. Prego, mettiamo. Lo piazzerò mica la manè. E questa è epidemia. Una di tre morti trovai a ieri sopra Mater Dei. Altri due li trovai a Forcella e mo stanno a Poggio Reale tutte e cinque. Ma non Poggio Reale Campusanto, Poggio Reale Carcia. Ah, insomma, andiamo bello, voglio, io non voglio fare male a nessuno. La sangue di Giuda non voglio essere fatta fessa. A te, sorgi Lazzaro, se no ti metti in malente. Brigadier, fammo la Madonna, che il marito mi è morto stanotte 2:35. Non ti scordai 5 minuti, hai capito? Mamma! Ma insomma, un Auli mi fornì questi messi di scena, ma che serietà di paese è questo? Ma che voi capite che scendiamo la montagna? Di asilo. Beh, ho capito, che sono morto, ho schiatta morto o faccio. Ma te faccio sorgere io, a coppolietti, va bene? No, no, perché non è facile sti sospetto. Noi non siamo gente che marito mi è morta veramente. Chi va informato e noi sarà qualcuno che ci va male. Ma non ho ferito, strazi e sta famiglia. Non mi fanno bene che sti due creature verso male. E se non sentite pietà per sta disgrazia che ha cognuto a casa mia. A questo, sincero, tu cato la morte se tenete coraggio. Commettite la sto sacrilegio se non va mettete a paura la scomunica. Venite, cammanate! Oh, caccia cammanate! Se chi l'è morto veramente, chi lo tocca? Io no, Bruno. È morto, brigadier, è morto, papà! Quanto è bello! Brigadier, lo piezzerò a me che la manera, E beh, voi che dite che è morto, e beh. È morto, e io ci credo, ci credo tanto. A me è venuto l'olio, erano pochi conforti. Ui, bassetto. Guardate, vi tengo compagnia. E tanto me ne vago, quando se ne chiudo porto. Di asilo, signor pigliatino, cavaliere della croce, ascoltate la sua voce, per i vostri gran tormenti, ascoltate i suoi lamenti, per la tua somma potenza, dacci un segno di clemenza. Teniamo un buon ricovero, non facciamo moca per un puntiglio. Se vi mettete paura ve ne potete andare, è peccato a lasciare il morto solo. O morto sorveglio io.
Noi andiamo. No, quando è bello, sì. Bello, questo pure lo devi imparare, noi. Questa è una novità. E monachi che i pantaloni. Oh no, ma me ne va che in dori copri, c'è di callata, andate là arrivano lo stesso. Sì, arrivano lo stesso, arrivano. Qui, morto, morto. Siete a me, susati, alzati, va. Andiamoci a ricovere tutto qua. Che è brutto fatto, sa? E capì? Qua è pericoloso. Ah, ne picca, ne picca. Questo gli apparecchi, qui. Sono gli apparecchi che si avvicinano. E vedo, capì? E queste sono fortezze volanti. E si sente, sì, sì. Ah, saluta. Saluta. Questa è la contraerea. La contraerea che funziona. E boh, e bì. E bì. E bì. E casi che non buco che hanno stampa fresca. Queste non sono case. E che sono spugliatelle, capì? Hanno depositato, essere stato. Si allontana. Sicché tu sei morto veramente. Beh, qui. E come a morti in bomba non fanno impressione, eh? Sono morto capodosto. Susa. Susa, hai capito? Susa, che è meglio per te. Susa. Lo sapevi, contrabbando e sacchi di farina. Pasta. Questa non è patata. Ho dato qua. Quando bene Dio, guardate, quando bene Dio. È finito, te lo va. Bravo. Bravo, bravo, veramente bravo. E tu non si morto, lo saggio. E ne sono sicuro. Sotto lietto di nuovo contrabbando. Non ti arresto. È sacrilegio tu qua non morto, ma è più sacrilegio a mettere in mano un gol a uno vivo come a te. Non ti arresto. Ma la mia soddisfazione è da muovere. E non faccio manca la perquisizione. Se ti muovo non d'arresto. Parola d'onore. E non faccio manca la perquisizione. Parola d'onore. E allora se mi arrestate siete una carogna. La parola è uno, non d'arresto. Ma ricordate che io non so fisso. Ma io nemmeno, brigadino. Ah, scusate, ma da sé caffè un primo. No, lasciate stare. Oh, mamma, guardate che belle di lega. Questa la facciamo a brodo domani. Guardate.
Ah, ovvero è bello. O volissimo voi, io vado a prendere un altro chilo per noi, a 500 lire. No, e noi stasera teniamo a tavola. Come? Sette Bellizzi ci ha invitato pure a me a sì. E noi per questo domani facciamo brodo. Sì, ha fatto diversi inviti. Rituccio come sta? Questo mi dispiace, che tenga Rituccio poco bene. Ah, si sta dentro? Sì, l'ha già cercato piacere e ci stanno poche vicine. Quella quando c'è sta donna Adelaide si sta qui. E sta per pigliare il creatore. Sì. Beh, permettete, io vado a posare questa carne. Buongiorno, donna mamma. Buongiorno. Ma la sera è pronta? Ha già visto che si stava vestendo. Ma voi dove andate a quest'ora? Ci andiamo a fare una passeggiata. State attenti con sti passeggiate, piccere. Io ce l'ho detto tante volte pure a mia figlia. Per esempio questo sergente che viene appresso, chi è? Perché non si fa conoscere? Perché non si presenta da me? No, donna mamma, chi è tanto un buono giovane? È timido. Non sa parlare tanto buono l'italiano e si mette vergogna a parlare con voi. Quella è surdata e certamente da fa puro dovere suo. Ma sta cacciando il carta, perché qua legge loro ci vuole il permesso proprio dell'America in persona. Ha detto che appena tutto è pronto si presenta da voi per chiedere la mano proprio di Maria Rosaria. Ho fatto del passeggiato, poi, come riuscite voi che avete detto, state attenti. Non c'è proprio pericolo, perché loro non stanno attaccati a tanta pregiudizio e non capiscono male. Camminano abbracciato con le ragazze, ma così, come a compagno, come a camarata. Non è che ci mettono la malizia. Già, però sono camarata solo quei ragazzi. Con l'uomo non si fanno i fatti loro. Allora vuol dire che ci mettono la malizia. No, è un'altra mentalità, sono più sciolti, più abbonati. Che la figlia vostra ha avuto una fortuna, sa sposa e sa porti in America. Quel giorno faceva amore prima con me. Poi conoscette a Maria Rosaria e dicette che le piaceva più assai. Ma perché così è bella, sinceramente. Me lo disse in faccia, tua frenda più nice. E rispondette ok. Quando a sera portai un altro frendo suo, che subito si innamorai a me mi piaceva più di lui, e ci mettemmo subito d'accordo. Io poi le dicette, c'è una frenda mia, che sarebbe Margherita. Non ce l'hai un frendo tuo? Io portai. E così abbiamo fatto tre frende e tre friendi. Sì, ma un frendo mio a me non mi piace, è curto. E che fa? Tu dicello in faccia, sinceramente, oi, come ha fatto chi lo può questo? Sento tu a me non mi nice, portamene a un altro che mi nice ecco. È più di te. Ciao, proprio così. Andiamo in giro, voglio io. A che ora torno? Non lo so, quando mi sono spicciata torno. Guarda che tua sorella sta poco bene. È una settimana che vado all'appuntamento e non si fa vedere. Ma può essere che stasera venga? Non mi importa, Teresina. Ti giuro che non mi importa. La colpa è stata mia e me l'ha già chiagnere su. Ma io vorrei vederlo per dirgli, invece di mandarmi a dire tanta bugia, perché non mi hai ricevuto tu personalmente la verità. Ma ieri sera un innamorato mi dice che stasera l'avrebbe portato. No, è partito, Teresì. Guarda che ti dico, è partito. E oggi o dimani partiranno pure innamorato vostro. Ah, e si partono saluto a noi, come fa? Saluto a noi. Ma già. A me o me non mi piace, è cool. Poi ma tu non capisci mai niente. Ma ci stanno chi si vuoi che le penso a lungo, cuore. Ma che mi va a te? Tornata in presto. Si è addormenta e mi pare che avrebbe scesa pure. E che le creature così crescono. Se vi serve qualche cosa non fate complimenti. Ma visto che fa piacere che c'è questo bottone vicino alla camicia da Medea, c'è sta pure l'aghi o cotone sopra la colonnetta. Ma vi serve subito subito. Andiamo bella, cariba, cammina, cammina, porta dentro, vai. Vai. Andiamo. La signorina Sette Bellizzi ha detto di a donna Amalia, questo è Gragnano Vecchio, vai. E i fiasche sono tutte sciacquate. Andiamo, qua ci sono sei palate di pane bianco, farina alleata, ma fatta all'uso nostro. O forno a fascino, ma te ne ha fatta maggiore. Qua vi sono sigarette che vi manda Teresina a Forcella. E poi c'è un biglietto che vi manda Ragini, un biglietto che vi manda essa a buio, ovri? Ah, vado a casa. Come un bicchicca, sa grazie. Ecco te, cane. Io non ci vedo bene. Onna te lava, dite che dice. Vado a casa. Anna ma, sì. O figlio che sta pagliato una capretta per stasera che potessi innanto un re. Ma intendiamoci, un re una volta. L'ho portato al forno e stasera verso le 7 lo vado a prendere e lo porto qua assieme a dei puparoni e a parmigiana e molignana. Anna Adela, se non sapete leggere, non perdiamo tempo. No, sapete che re? Che io con quest'occhio qua non ci sfessichei tanto bene. Ho biglietto è scritto pure con l'occhio. Ti va che dare una mano con la cacciavina. Sì, grazie. Io sto qua. Ah, ecco qua, ecco qua. Cara donna Amalia, teccavi, te. Ah, te, come se avessi voluto di tenete.
Teccavi il pacco di sigarette che ha portato il sergente inglese. Ma però il sergente inglese ha voluto un aumento di 10 lire al pacchetto. Io ho detto, ma come, voi siete inglese? E lui ha risposto come se avesse voluto dire, sarraggi inglese come vuoi tu, ma se ti conviene a questo prezzo, bene. Se no, vado da un altro rivenditore italiano. S'hanno imparata la canzone. Che volete fa? Non me lo dovevo pigliare? Così come mi regolo io, regolatevi pure voi per non andarci a quel servizio l'uno con l'altro. La popolazione deve stare 2 giorni senza fumare. Giovedì, a Dio piacendo, usciamo tutto assieme con il prezzo aumentato a 160 lire. Tanti saluti e tenetemi informato del prezzo delle coperte e dei maglioni di lana che mo che viene il freddo i prezzi salgono. La conserva di pomodoro che è pure consigliabile per quest'inverno. Ah sì, patate l'ha già passata posso tacci, ma voi dite voi. Ma la camisa va a mettere in coppa sta seggia, aprile. Io vado dentro, se mi volete mi chiamate. Si succede di tutto. E ci sto anch'io, ci sto anch'io. Voi altri rindiate, io mi sto un poco qua. Permettete allora, onnama. Grazie. Onnama, io vi volevo domandare una cosa. Ah, che bello odore di profumo delicato. Ho tenuto in quello. Quanto mi piace la cura del personale. E che stai, ovè? Anche la bottiglia di forma sensazionale. Mi ha portato 7 bellezze. E per qua ragione mi aveva portato 7 bellezze. Me la sono comprata da per me. No, mi credeva. Dati che tutto quanto rindo vigri ce ne capuglie. Insomma, che 7 bellezze. Ma canariccio, ma che dicono sti qua? Niente, pa' moretti, non puoi pigliare collere. Io parlo così. Che la Simo dice sempre che io mi debba imparare a starmi zitta con la lingua. Ma non lo faccio per male. Sono stupida. Ah, beh. E poi ti riso la morita. E perché ridi? No, l'ho parlato che vado peggio. Gesù, ma come ha pigliato sta malia? Oi, nei tuoi voti, tu che niente con questa rosata? Aspetta. Quella è una cosa nervosa. Facitela sfugare un po'. E per noi? È passata. Mamma mia, che rosata, mamma. Dunque, io vi volevo domandare. Cazzi, non ci posso parlare perché quella è più scema di me. Ma voi a me, cionnama, siete una donna che ha smerzato il mondo dentro o fuori. Va, dice, Nasu. Ecco, io volevo sapere se sono zitella. E i sacci hai fatto tu io. Io mi sono sposata con Ernesto Santafede il 24 marzo 1941 per procura, datasi che trovavasi tuttora militare a servire la patria in Africa settentrionale. Quanto è bella sta veste che avete messo oggi, è nuova, eh? Sì, ma hai portato la sarta l'altro giorno. Tardetta per surdate che facevo, ma amore, è da innamorata ci vedettemi per l'ultima volta. Ma come marito e moglie, donna Amalia mia, è stata una iettatura. Non abbiamo potuto consumare, come si dice, la cosa là. La cosa là. Mi metto pure in licenza per 15 giorni. Io a preparare un bus, a Tisa Cunce la camarella sopra mezzanine per lasciarci soli, che dovevamo tubare. Ma che le bombardamenti pareva che facevano apposta. Io mi preparavo tanto bello, consumai una bottigliella d'oro. E scappavamo. E 15 giorni di licenza ci passavamo in 2 ricovere. Se una partette e l'avete visto più voi. Adesso, siccome un messaggio che avete, ma che non sono detto, ma manco noi, mi sono detto un cognato di una compagna mia che si trovava a Roma e ci ho mandato a dicere per una vecchia che si doveva recare in Calabria e che era di passaggio per Napoli. Ehi. Dice che era prigioniera. Un compagno suo che è tornato mi dice che era morto. Chi dice che l'ha vista viva? Ora io dico, no, ma è vero, fra tutte queste voci, sono io sempre zitella. E come no? Si zitella perché, diciamo, non ti si ha unito con marito. No. O fatto è che se non hai una notizia sicura, si sembra maritato. Ecco, quelle. Non ti può maritare una volta. No, per amore di Dio, e chi ci pensa, una malia mia? Prima di tutto io rispetto la probabile buonanima. Poverito, sta sempre qua. Ma mi ha detto pure un lutto. E mo lo vai quando mi dicettano che era prigioniera. Poi mi ha detto un'altra volta. Gesù, sto lutto mo l'avevo messo, cose pazze. Speriamo che a mo l'avevo non mo mette più. Speriamo. Che non conoscerò mai il mondo?
E saluta la Fibbia, disse Don Fabio. Ma fa... Eccomi qua. Chi è? Donna Amalia, servitore vostro. Tanti auguri e buona salute. Grazie. Auguri, auguri. Sono 36, ci cominciamo ad invecchiare. 36 anni? Voi state nel più meglio. Vi aspettavo più presto, veramente. Beh, sarebbe stato mio dovere venirvi ad ossequiare un poco prima per ringraziarvi del magnifico mazzo di rose che mi avete fatto per venire stamattina a casa e per chiedervi ancora scusa del fastidio che vi prendete stasera in casa vostra festeggiando la mia natività. E che c'entro, voi siete solo e qua invece vi troverete come nella vostra meresima famiglia. E grazie ancora, però voi non dovete alzare neanche una sedia da qua a là. Io e Amedeo abbiamo provveduto a tutto. Dunque vi dicevo, sarei venuto prima ma ho avuto un po' da fare. C'è avuto a far partire due camion per la Calabria e se non sei presente durante il carico, la roba sparisce. L'ho consegnato, mi hanno dato un check e me ne sono andato. Oggi perso una mezza giornata fra la CC, la BBB, la Sica Sica Mastucciccio, il sangue di la piva, ma chi capisce che qua per avere un permesso ci vuole la mano di Dio. Poi sono andato una mezz'ora a bassa agli orefici e a questo proposito mangia per là. E poi mi sono chiuso a vestito, mi sembrava uno scaricante di porto ed eccomi qua. A me lei è venuto? No, e chi lo pulisse asciutto di notte? Oini, ma tu a casa dove tieni che fa? No, sta qua perché casomai si scende di tutto. Come sta, piccerina? Sta meglio, e perciò sono qua. Casino non lo sa che quando ci state voi me ne debba andare io, dato che... Cioè... Ma ho cominciato una volta. E che lei è una cosa del bosco, già fai? E potrina così senza ragione, come credete? Andava, va a trovare gente che si crede, va. Ma sei scemo, si crede. Beh, permettete. Ah, perché fa anzi, perché lì non capisco. Vieni, tutti infiascati. Ah, bene, dai, dalle 100 lire, va. Grazie. Uè, ringrazio signorina, ringrazio. Quello è muto, vi serve niente? State fuori, vaccio, se ti voglio ti chiamo. E comando, cammino. Eccoci qua. Dunque, donna Ma. Signori, buongiorno. E che te credi che si può dire una parola in questo vaccio? Ah, poi che noi pensavo che non lo trovavi più. Buongiorno. 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 Buongiorno, signorina. E che va già servì? È per quell'impegno che facemmo. Voglio. Gli da già parlare. Sì, donneri, io sto fuori al vicolo, se mi volete mi chiamate. Vabbè. Arrivederci. Ah, un pacchetto, ma mo scordava una voto su 300.000 lire. Esso teneva 300.000 lire. Quello scherza. No, no, sono di un amico mio che sa davane. Io sto fuori, se mi volete. Dunque. Non che sia un mio diritto, per l'amor di Dio, ma volevo parlare un poco alla vostra coscienza. La prima volta che mi trovai a corto di soldi, voi mi proponeste di disfarmi di uno dei quartierini di mia proprietà dicendo che avevate la persona che comprava. Io con l'acqua alla gola cedetti. Questo poi avvenne una seconda volta quando perdetti addirittura il posto di ragioniere nella società per la manutenzione degli ascensori e mi disfeci pure di quello. Ho saputo poi che tutti e due i quartierini l'avete comprati voi. Vi faccio i miei auguri e che possiate goderveli per 100 anni. Ora voi mi anticipaste 40.000 lire sulla casa che abito con i miei figli e mi faceste firmare una carta dal notaio dove c'è il diritto di riscatto da parte mia mediante la restituzione della somma nei 6 mesi dalla firma. L'impegno è scaduto da 20 giorni, siamo d'accordo, ma voi mi mandate l'ingiunzione del vostro avvocato. O paghi un fitto di 4.000 lire al mese o vattene. Donna, ma a parte il fatto che io non ho dove andare, d'altra parte non posso pagare 4.000 lire al mese. Voi avete il coraggio di pigliarvi quella proprietà per 40.000 lire. Ma, scusate. Sì. Non sono 40.000 lire. No, secondo quando... No. L'impegno dice che se voi non pagate le 40.000 lire nei 6 mesi, la signora Amalia è tenuta a versarvi altre 50.000 lire per diventare proprietaria del vostro appartamento. E l'avvocato perciò vi ha fatto l'ingiunzione, perché non volete accettare le 50.000 lire. Pigliatevi i soldi e trovatevi un'altra casa. Ma trovo un'altra casa. Con mia moglie, con 3 creature, ma trovo un'altra casa. E allora scusate, che volete fare? Che se no, che la no? Ecco... Io ho qui 10.700 lire. Ho venduto 2 giacche e un pantalone d'inverno, roba che non valeva nemmeno.
Io vorrei offrire alla signora Maria questa somma a scomputo delle 40.000 lire che le devo. Siccome la società mi deve liquidare circa 80.000 lire, si tratta proprio di giorni. Ma scusate, e voi questo lo dovevate fare nei 6 mesi dall'impegno? E non ho potuto, non, credete a me, non ho potuto. E poi speravo che vi foste immedesimata della posizione. Fatemi questa grazia. Del resto, non è cosa mia, se donna Male vuole. Donna Male, queste sono 10.700 lire. Fatela per quelle creature mie che, se sapeste quanto mi costa dovervelo dire, oggi non mangeranno. Ma scusate. E pure, Scusate, Aini, a San Gefà. E queste sono belle chiacchiere. Ma voi hai saldo per questa vista da pigliare? Va bene, donna Male. Ma mi venite a dire che i 2 quartini vostri me li comprai. E non ve l'ha già pagato? Certo, donna, ma me l'avete pagato. Ma perché quando tinta a casa mia siamo stati a digiuno, siamo venuti a dovù? Ma no, e i figli miei non hanno sofferto la fame. Noi, quando voi tenivo il posto, mangiavamo scorze e pasielle volute con un pizzo che sa. Va bene, donna. Dopo marola e senza grasso. Per carità, donna, ma non gridate, non è proprio il caso. E senza grasso! Donna Maria, donna Maria. Ma mi dispiace, ma io questo mi trovo. Va bene. E i 2 quartini vostri a casa addossate voi. Pigliatevi 50.000 lire a mano all'avvocato, sì. E se volete rimanere in da casa che fa ricordo quando voi mangiavate e noi stavamo di uno palato manzile. E se no me ne andate che ci fate più piacere. Va bene, e voi da pulito qua, cammina! E mai ad avendo, capito che fa? Sì, andiamo, ma cominciamo a sfullare, sfullate, cammina! Donna, ma non mi adirate, va bene. Cercherò di trovare, lasceremo la casa, va bene. Domani mattina andrò a parlare con l'avvocato e saneremo la questione. Fatto bene. Buongiorno, buongiorno. Ah! Non spero che l'ha capito una volta per sé. No, poi andava così. Dunque, siete andati a bassa agli orifici? Ho fatto un cambio con quelle 2 pietre che comprammo 6 mesi fa. Ah. Ci ha aiutato 400.000 lire di rimessa. E mi ha già fatto tra queste 2 qua. Ui! Una ma, queste mo valgono giuste 3,5 milioni. So belle. Senza difetto e di colore bianchissimo. Sto sempre con una preoccupazione. Dunque queste 2 pietre qua sono le mie. La ripartizione è già fatta. Giacché voi trovate tanta difficoltà a unire il mio al vostro. Sentite, sette belli, voi sapete se io vi stimo e se ci ho o non ci ho una simpatia per voi. Anzi, io sento un trasporto così reciproco che alle volte mi sento vicino a voi come guardato con gli occhi talmente assanguato come pigliasse a schiaffi io stessa talmente che desiderasse che la fantasia fosse realtà. La società che ci abbiamo, io a Cattane e Venene e voi coi camion, ci ha fatto guadagnare bene e ringraziamo il Dio. Perché dobbiamo commettere il malamente? Io tengo una figlia grossa, è Gennarina. Ma don Gennaro oramai è più di un anno che non ne avete avuto notizie. Adesso non per fare l'uccello di cattivo augurio, ma vi pare che se era vivo non trovavo un mezzo qualunque per farvi sapere dove stava. Con tanto bombardamento che ci sono state, una bomba, una palla piscagna. Per me dico che don Gennaro è morto. Che stava dite? È indirizzata a Gennarino. È arrivata 3 giorni fa. Io l'ho già aperta per avere qualche notizia. È venuta che tutto sto tempo è stata insieme con essa. O m'hanno a salutare e le dà notizie sue. Sopra bollo non si è potuto capire da dove viene. Certamente Gennarino avette dall'indirizzo in Napoli a questo tale. A dovaca? A chi domando? Vivo e vivo. Non fa sapere niente e segna che non ha potuto. Ma da un giorno all'altro o tengo innanzi all'occhio, Gennarino stacca. Vabbè. Certo. Che per voi sarà un piacere. Un piacere e un dispiacere, perché certamente voi lo sapete, chi l'ha cominciato a domandare, ma che è questo commercio, che questo si può fare, che no,
Insomma, mi attacca le braccia che non posso manovrare liberamente. Già. O pericolo, stamme certiente. Non per altre ragioni. Per tutte queste ragioni che vi ho detto. E per me no, io vedo. Per me no. È pure per te. Un caffè. Sospesa la vendita, un passo prezzo. Come sospesa? Adoro una Vicenza, va all'angolo. Andate all'angolo. No, volevo un caffè. E tu che vuoi? Mi sono dimenticato i fiammiferi in tavinello. E vado e piglia. E che mi paga per gli affari? Vado e piglia. Sì, dite bene, possono sempre servire i fiammiferi. Ma mi paga per gli affari. Don Eri dice che mi dovete parlare, è vero? Voglio, io sono nato in mezza via e conosco la vita meglio di te. Che significa questo discorso? Significa che ad un certo punto devi chiudere il libro e a star a sentire a chi vede e sente e capisce. Tu stai pigliando una brutta strada. Ma qua strada, Don Eri? Tu l'amicizia di Peppe Uricchi le ha la sa. Tu sei giovane e puoi commettere qualche leggerezza che ti può costare la libertà. Sai perché chiamano Peppe Uricchi? No, perché io? Lo sai, io è... Perché quando ha puntato una macchina, la notte, gira, e quando è il momento opportuno, si mette sotto la balestra e l'alza con una spalla. E tu sfilaro da sotto. Io? Ma anche capite, eh? Oh no, Onnery, ma chi sta non sbaglio? E mo te lo spiego meglio, capì? Mi prego, Onnery. Uè. Si torna ad Ambres. Ecco da ditto, sposo. Lo sposo è partito e non torna più. E a te che te ne importa? Te ne trovo un altro. Lo trovo a chi mi pare e piace, avete capito? Mo' vecchio. Voi fatevi i fatti vostri. Povero anime Dio. Quello ci aveva messo proprio a pensiero. O viaggio, l'America. Quello poi l'America veniva giusto a parte tua. A parte mi è venuto per disgrazia. E io non ci avevo messo solo pensiero. Ma il cuore ci avevo messo. E voi dovevate avere un po' con gli occhi aperti addosso a me. E mo è inutile che ha strillato, tanto non c'è più rimedio. Non c'è più rimedio? No. Ma parlo, che hai fatto? Lo dovevate vedere prima. Quando io la sera uscivo con le compagne mie, invece vi fa piacere così potevate fare il comodo vostro. Vi dovevate stare attente. Invece pensavo agli affari, ai denari, pensavo a me. E tu puoi dire che non ho pensato a te? Oh, io mi sono fatta uccidere per la casa, per i figli. Voi, e tenevo poco tempo a pensare a me. E a sette bellezze chi ci pensava? Io. Guardate, e mo te lo spiego un'altra volta. Sette bellezze e io teniamo una società di accattare e vendere. E so affari che non ti riguardano. E me la già vedi, hai capito? Ma tu parli. Fatta scio spirito. Qua. Addo. Qua. Ca. Lo faceva trasicca. Quando voi la sera andavate a fare passeggiate, ce n'è con sette bellezze. Ca. Ca. Venga a casa mia. Schifosa. E non ti metto a scuola, nemmeno ti ce l'ho in faccia. E parla a me. Ma tu non si degni, manca ma non ha. Ma io ti scappese sotto i piedi miei. Io ti faccio diventare una pizza. E chiamate pure a sette bellezze. Dici d'Angelica, ma non è sta fatta purissima. Tanto che sto diritto voi ce l'avete già rata. Ma la femmina. Sì, una mala femmina! Quella che siete voi! Ma è taccire, capito? Taccire! Lassi! Fammi trasì! Scusate, signora. Ecco, non c'è no, è a casa vostra, trasita. Avrete la moglie la vostra, avrete. Scusa, ma... Oh.
Un secolo, amo. Un secolo. E vabbè, e mo trasa, a sette. A riposo, ti racconto, ma dove si sta? Ero so stato, ma tu racconta così. Non bastano gli anni sani per raccontare tutto quello che è successo, tutto quello che è passato. In montagne di carte ci vorrebbero per scrivere tutto quello che ho visto in questi 14-15 mesi che siamo stati lontani. Sta qua, oi, amacca, in dall'occhio, in capo. Non so se oggi cominciamo, pare che mi sono dimenticato qualunque cosa. A casa mia, o vicolo, gli amici, insomma, mamma, sento talmente... Piano piano. Parlami pure, va. Amedeo, Riduccio. Riduccio sta poco bene. Ecco te. Hanno poche febbre, ma è roba di creatura, così niente. Figlia mia, sta dentro. Sì. Così, pazzo. Povero Roncellare, come sei sciupato, Dio, Dio. Oh, no, ma ci verimmi più tardi. Sì, per grazie. Ah, Maronna, mettici la mano tu. Poi a te, esce fuori. È tornato papà. È tornato papà. E non ti fa vedere così combinato. E non lo ricevo niente. Casi no, più povero me la viene una cosa. Yeah. Ne dici che è tornato papà, io vedo. Ah, ma è una febbre forte, non mi piace come respiri. Che... Papà! 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 Oh, guarda, figlio mio. Ti piace? Io non ho ancora. Papà. Oi. Oi, ma che cazzo sta papà? E beh. Che bello. Che bravo. Papà, ma dimmi una cosa. Tu a Rosi stato fino a mo'. A Rosi sono stato, devo parola. Sediamoci. A Rosi sono stato, dai. Come c'è lì? Si pare un sonno, guardate qua. E dite E dunque, quando venne l'ordine di evacuazione per la fascia costiera, ti ricordi, 300 metri che si doveva sgombrare? Ha lasciato dei manifesti in un'ora e mezza sgombrati, che tutto quanto correvano, lasciavano le case, se ne andavano in collì. Io mi trovavo a parte reclusori, tornavo a fretta maggiore. Ero stato là a comprare 10 kg di mele e 4 kg di pane. Ti ricordi, lì certo facevano poco di provvisto, non si sapeva che succede. 14 km con 14 kg in coppia di spalle, non ti dico, una fatica. Basta. Per me si è risparsa la voce che ci doveva essere il bombardamento dal mare. Scappato, bombardano dal mare, sentite sulle corazzate americane. Al ricovero. Io pensavo a te, pensavo ai miei figli. Dicevo, bombardate come volete voi, a mare, a cielo, a terra, a sottoterra. Ma io arrivo a casa e mi metto a correre. Sempre che i 14 kg sopra le spalle e chi è la sala. Per me sapeva, ma era l'inferno, si sparava da tutte le parti, ma era la pioggia, ma insomma la coppia in balcone, dai terrazzi, a sotto le fognature. Mi sa che la muina di sparatori, gente che correva, che scappava, insomma, morta in terra, ferita, non lì. Io avevo una spinta. E carettivo, pani e mele, e sbattette caga pandemia. Mi ricordo solamente questa mano piena di sangue. E sentendo sempre sparare per dette senza. La trovo che le mele che si è mangiate. Ma quando poi cominciai a capire, vero? Cominciava che mi tornava il sentimento, ma io mi sentivo stretto, mi sentivo soffocato. E sentivo, poi c'è gente che strillava, che piangeva, che gridava. Io volevo muovere, ma non potevo. E Gamba capiva che ce l'aveva, ma non me la sentiva. E diceva, ma che è successo? Forse sto sotto le macerie di un ricovero con altra gente addosso, sarà crollata tutta, insomma, capisci? Un rumore di treno che si avvicinava, lo sentiva lontano e poi più forte. E sto ricovero correva. E allora io gli ho detto l'occhio per sentire meglio, dico, ma che ricovero, questo deve essere treno. E io sentivo un rumore di ruote. Un po' che luce che traseva a scivi, era treno, ma. Ma a un certo punto, sai, un silenzio. Per quanto tempo e poi chi lo sa.
poi sempre più spazio che mi potevo muovere, sempre più aria che potevo respirare, più luce, gente che scendeva dal treno. E appresso allora scese pure lì, dove stava, a quale paese, e chi lo so. Ma medicare una ferita in un'infermeria da campo. E dopo un paio di giorni poi un sergente tedesco voleva sapere a me che mestiere sapevo fare. Io non dico con una paura, pensai subito. Dico, qua mo se dico che faccio tramvire, chi si immediatamente dice qua tram non ce ne sono, voi siete inutili, parapara. Sì, e quelli non ci pensano due volte. Io no, per carità, io lavorare, sono di buona volontà, io faccio il manovale, alzo le pietre. E non ha già alzate pietra, ma. Sotto i bombardamenti, senza mangiare, senza bere, senza poi trattato come un animale. Beh. E che te già dici, le cose sono passate una ventina di giorni, poi me ne scappavo. Sì, assieme a certi altri compagni napoletani, ci mettiamo d'accordo, dice quando stanotte, dice, ma ci ammazzano, ci stanno i sentinelli, ma meglio la morta, ma quelli che ci sparano è meglio, non si poteva fare quella vita. E così, paese, paese, che devi dire? O sopra uno staffone di treno, un coppa una carretta, o a piedi, una viaggio camminato a piedi più io. Paese distrutto completamente, creature sbandate, fucilazione, quando è morto, e l'ori è nostro e quando ne hai visto. I morti sono tutti uguali. Ma io sono tornato cambiato, lo sai. Tu ti ricordi quando io tornai dall'altra guerra con un carattere nervoso che facevo questione con tutto quanto? Lo facevo passare? Ricordo, ero neurastenico. Ma stavolta no. Questa ma non è guerra, è un'altra cosa. Ecco, è una cosa che non potevamo capire noi. Ma i tengo 56 anni, isolamento, mo mi sentommo veramente. A sta guerra a casa torno buono, che non si può fare male a nessuno. Non facemmo male, ma. Non facemmo male. Ama. E va poi, gente, no, basta. Me. Oh, Nada volta paese, paese. Nada volta, io non mi ricordo. Sì, fece amicizia uno. E assieme a questo dormiva dentro una stalla abbandonata. Io la mattina andavo a lavorare come potevo e dove potevo e la sera tornavo dentro a questa stalla, portavo pane e frutto sulla mente, quello che potevo trovare, mangiavamo insieme. Io vedevo che questo non usciva mai, stava sempre nascosto, la notte parlava in sogno. Ma lasciatemi, eccoli, mi ammazzano! Ma faceva certi paura, ma non dirigo. Ma chi era ebreo? Oh, povero! Ebreo, povero cristiano, era ebreo. Mi confessai dopo una ventina di giorni che stavamo assieme, sai, c'era a frate là, dice mi trovo in queste condizioni. Un bello fu quando questo si era fissato che io l'avrei denunziato. Mannaggia, la mattina mi acchiappriscia, tu mi denunci, ma io non ti denuncio, tu vai a vendere la mia pelle, la pelle, ma qua pelle, dico, voglio fare i fatti miei, voglio tornare a casa mia, non mi denunziare, non mi sia essere vista, ma un uomo anziano che ha capelli bianchi. Ma ho fatto i ritratti dei figli ammogliati, insomma, sai tu, ti incinocchiate che mano in mano a piangere, ma come una creatura. Ma queste sono barbarie, ma sono cattiverie che si pagano. Ma che te, siamo umani, queste che cos'è? E poi una volta paese, perché venite nei bombardamenti pure là, insomma, se scappai, passai in linea senza nemmeno accorgersene. Il bello venite soldati per studiare in altra maniera. Io dicevo, sono americano, tu che dici? Io sì, sono americano. Dico, ci abbracciai, ci baciai con chi, arrivederci, io ho letto pure l'indirizzo mio. Se è ricapitato a Napoli, mi potete venire a trovare, che è un galantuomo. E forse sta lettera che è arrivata è a soli. Guarda, è arrivata 2 o 3 giorni fa, No, prima, è capace. Sì, gnazzi, è isso, sì. Si è ricordato. Caro signor Gennaro, io mi chiamavo signor Gennaro, pensa che finalmente è tornata fra i suoi, e voglio fargli giungere il mio saluto di grande compiacimento. Sua moglie e i suoi figli,
qualunque sia stata la loro sorte, sono convinto che si saranno rese degne di lei e della sua sofferenza. Noi parlavamo sempre di voi, parlavamo dei figli miei. Già, la gioia di averle ritrovate, come le auguro, la compenserà di tutte le sue ansie. Io bene in salute. Insomma, papà, te l'hai passato brutto. Non ne parlavamo, non, è che se niente, non ti ho raccontato quello che ho visto per i paesi dove sono stato io. Ciao. Vabbè, papà, ma mo stai con noi, non pensarci più. Non ci pensi più, e chi so può ascoltare? È una parola. Vabbè, papà, vabbè, che è frenuto tutto cosa. No, ti sbagli, la guerra non è finita. Papà, ancora mai stiamo quieti. Sì, obbligo, qua siamo quieti, state tranquilli. Guarda. E ci pensavo sempre, e si morivano, guardate, io non avevo rivisto sta bella casa rinnovata, sti mobili nuovi, guardate. Tu con sta bella veste come una gran signora, Maria Rosaria con sto elegante pure a me te. Aspita, mamma, ma chi sei, sono brillante? Sì, sì, sono brillante. Fammi sapere qualche cosa. Che t'ha già fa sapere, Genavini? Cioè, si mi sono poco a posto, ecco. A me dei fatica guadagna bene, io faccio poche commerci. E beh, in che consiste questo commercio tuo? Che... Stai in società con sette ballizze. Sì, se va e viene quei camion, fa trasporto. Società di trasporto. Già, mo di questi momenti, queste società vanno bene. E tu che fai, Amelie? Io mi arrangio con l'automobile. Quando vedo una macchina in buone condizioni, a tratti, insomma, compra vendita. No, Maria Rosaria va fatta a sorpresa. Si sposano su data americana, se ne va in America. Oh, ma te ne vai in America, tu? Ciao. Alla mattina, con occhi mancanti, ma con papà, E chi è sto? Guarda, bella. E non c'è angelo, non da orizzi. Caretta, papà non ti fa partire, vabbè, ti fa sposare una napoletana, uno del paese tu, non da orizzi. Ehi, vai là, lo vuoi. Qui! Andarì, salute! Ma c'è saputo Don Gennaro. Ah, te visto? Sono arrivato da una mezz'ora, sì. Da poco. E dove siete state? Non ne parlavamo, un romanzo. Ho saputo che avete fatto società di trasporto con mia moglie, che gli affari vanno bene, mi voglio congratulare con voi. E che c'entra? E Donna Mali questo mi diceva pochi minuti fa. Sì. Che va tenere innanzi all'occhio in un momento nato. Sì. E siete capitato bene, perché dato che stasera capita la nascita mia, Donna Mali, sapendo che sono solo, ha voluto invitarmi qua. Facciamo una cosetta fra di noi, ma così. Ma no, le va fatto bene, ma voi siete soli, di questi momenti tristi non è meglio riunirsi per stare insieme e scambiare una chiacchiera fra di noi. Questi sono brutti momenti. Brutti momenti, per i paesi dove sono stati io si sente ancora un cannone e bombardamento torno, io vi giuro, sono rimasto quasi senza chiudere una porta, ma si gela il sangue nelle vene, e mi sono trovato. Ah boh, non ci pensate più, ma arrivano gli amici, ci spassiamo un po'. Ci spassiamo, la guerra non è finita. E hai visto il vostro rinnovato? Bello, quanto è bello. Cazzo Capriette! Non c'è no! Oh, mia sapreva, dai! Come sta, non c'è no! Hai dicevo sempre, trovo, mia sapreva, che se ne fa? Ti scansate pure tu? Ma ci scansate miracolosamente. Questo è il capretto al forno con le patate per il pranzetto che vi ho detto. Lo porta dentro, Magnifico. Eccoci, la capretta al forno con patate. Sono venuti certi momenti per i paesi dove sono stati io. Se avessimo visto un capretto come quello, ma ci saremmo scannati l'uno con l'altro. Ma che un capretto? Ma là non si trovava, che voglio dire, una patata. Ma erano le sofferenze. Ma... Figuratevi che in mezzo a una campagna, nascosta dentro a un fossato perché attorno cadevano granate e cannonate. Siamo state 3 giorni e 3 notti senza mangiare e senza bere un sorso d'acqua, 7 persone e 3 cadaveri sfracellate dalle schegge. Dunque, se dite, a un certo punto... E cassa pure lo dei pomaroli, la parmigiana e molegnana! Vabbè, la parmigiana! Vai, apri posta! Vabbè, pranzo completo. Pranzone! Sentite, a un certo punto, dopo che ci troviamo là dentro, in mezzo a questa campagna, a un certo punto si sono...
Babbo Gennari, ci ho conto più tardi. Ma sa da mettere a tavola. Sa da mettere a tavola. Beh, ma è una cosa breve, non è che. Si ma viene gente. E arrivano gli amici, non c'è là. Sì. E beh, dopo pranzo, vabbè, dopo mangiate, ci mettiamo tutti assieme. E io vi racconto i fatti di guerra, ragazzi. Bravo. Che voi siete curiosi di sapere, allora Enrico lo so dire. Ma allora sapete che faccio? Mi vado a lavare poco in mano, a buttare poco l'acqua in faccia che sto pieno di polvere. E poi bravo, parliamo. Bravo. Poi vi racconto i fatti di guerra. Allora, l'altra guerra si è ripassata lì, quella. Ah, grazie. Questa guerra qua è stata una cosa che... Ma quella è una cosa più... Nama! Oh, Nama, io ho pensato che dato che si sta facendo ordine, sono venuta da una mano. Sì, fatto buono, eh? Meno male. Che mo si sa pisa la capa, dove sta? Sta da mettere la tavola. E ti da a me, ti da a me, mo vedi io. Pure che si stonga a qua, qua. Anzi, si sta a preparare. Sa, mi sono bello vestito nuovo. Quello mo che vi credete, sta guadagnando un sacco di denaro pure esse. Si industrie. Io non mi scambio, sto nel lutto resto così. Oh, Nama, dice che è tornato a un giornale. A me marita, sì. Dice che sei molto sciupata. E che sto dicevo, mo, cazzi? Mo sa come sta una malia. E mo con la pure sette pellizze, perché mo certamente ha finito. E che? E niente! E tu tutto ti sembra con me, che capisci? Beh, che ciuli ti fa, che le nati, grazie! Poi là, lui, sì, lui, lui. Grazie, grazie! Grazie! Ma la festa non si fa più per me! Abbiamo dovuto modificare l'indirizzo, si fa per Don Gennaro che è tornato! Don Gennaro! Come sta? Che bella siete fatto tutto questo tempo? Un romanzo, come volete sapere, un medico che ne parlava, parliamo di questo, non parliamo, non parliamo, lasciate stare. Aspetta come stiamo elegante, ma ti dispiace solamente che io non sono presentabile e degno di voi. Questo, vedete, questo è come se fosse una gloriosa bandiera di Reggio Emilia. Si potesse parlare questo qua. Ma figuratevi che in mezzo a una campagna, nascosta dentro a un fossato, perché attorno cadevano granate e cannonate, siamo stati 3 giorni e 3 notti senza mangiare e senza bere un sorso d'acqua, 7 persone e 2 cadaveri sfracellati dalle schegge, che non si potevano portare fuori, un altro ferito, sanguinante. E beh, là è una pioggia di fuoco, come a un certo punto. Ma buon giornale, non pensate più a sti malinconini. Ma state mia se noi che facciamo scordare tutte cose. Hai da mangiare e da bevere, vado a ingrassare un po'. Perché che... siete sciupati abbastanza a me. Bravo, proprio così. Buon giornale, questo è il disegno di legge. Bravo, dunque, niente. Come niente? Beh, senti, io non voglio andare in galera, capito? Sette bellezze mi ha fatto un discorso, mo è tornato pure papà. Ma come? Mai come mo in operazione senza pericolo? L'ingegnere la sera lascia la macchina rindovicaneva, sopra ascesa. Quella che ti guardi è d'accordo con me, si fa trovare attaccata con un fazzoletto vicino a me. Grazie. 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 Buonasera. Potremmo pure mettere a tavola. Ah, su, ringello mio zbrevito che ha cominciato a portare. Passo qua, bro! Ma la vita è veramente un cinematografo, sapete? Si cambia il quadro, pa! Si cambia la scena. Chi poteva immaginare di trovarmi oggi con voi, ieri sera? Beh, che ci volete fare, non c'è no. E che abbiamo sofferto? Ma le sofferenze sarebbero state niente, la fame, la fatica, diciamo, la sete. Erano le sofferenze morali, che uno veramente diceva, ma come deve essere trattato come un animale. Ma figuratevi che in mezzo alla campagna, nascosta dentro a un fossato, perché attorno cadevano granate e cannonate. Siamo stati 3 giorni e 3 notti senza mangiare e senza bere un sorso d'acqua. Guarda. 7 persone e 2 cadaveri sfracellate dalle schicce. A un certo punto, quando poi uno dice, è vero, come ti sei salvato? Il miracolo proprio, un fascio di luce, dico, ma che è? Un camion. A proposito, oggi no, scusate, se no mi scordo. Federico, ci sta un camion che si vende, la GIA Verde di mano.
tiene pure il permesso di circolazione, se ti interessa. Ecco, come non mi interessa. Poi dopo pigliamo appuntamento per dimane, viene pure per poco. Ecco, va bene, qua ci sta il 10%, che bello. Va bene, e quello che rimane ce lo facciamo una scampagnata. E ci partiamo pure a Don Gennaro. Devo riposare. Dunque, nascosto dentro un fossato, è vero, perché attorno cadevano granate. E cannonate! Sto poche caprette. Noi ci vogliamo godere un poco di pace. Pensate alla salute, adesso è finita. Sei a buongiorno, come volete voi? Ma mangiamo, non buzzamma qua. Scusi, io vado a fare compagnino poco a bambini che te la febbre, ci vediamo più tardi. Oggi no, e che fate? Ve ne andate? Dice, no, è che sta la bambina che ha la febbre forte. E ce l'ha chi? No, lascia stare, resto con gli amici che sono venuti. Io non tengo a pulire, a me è più stanchezza che altro. Resta tu con gli amici, è meglio, permesso? Prego. Papà, vengo per te. Angelina, è pare brutto. Io capisco, voi state un po' impressionati come fossi spaventate. Ma mo va vita calma, oramai qua stiamo tranquilli, è finito tutto. No, non te l'avevi sbagliato. La guerra non è finita, non è finito niente. E Castovina! Non Bacovina! Servo io, a donna Maria, la servita, a donna Maria! A donna Maria, la servita! Passate a piedi, passate a piedi! Ecco, io da quando feci la sorpresa in casa vostra mi sono sempre ricordato di voi con una certa simpatia. Diverse volte sono venuto pure qua durante il tempo che voi siete stato assente. Ho domandato sempre notizie vostre. Ecco perché sono venuto. E mi dispiace, io pure tengo i figli. Tre giovedì, ma sono un uomo di mondo, mi medesimo di certe situazioni. Capisco quando c'è la malafede e quando invece uno come voi. Capisco, brigadiere, capisco e vi ringrazio. Quello che mi avete detto nei riguardi di mio figlio Amedeo, in un altro momento mi avrei fatta scipazza e chissà come mi sarei regolato, ma mo che faccio? Non caccerà a casa. È mia figlia. È mia moglie. Mia moglie che non ha saputo fare la mamma. Ma nei riguardi di vostro figlio io non vi ho detto tutto. Io stasera l'ha già arrestato. Se lo merita. Sì. Sì. È diverso tempo che la squadra mia tira d'occhio a Issi e a Peppo Cric. Insomma, cosa di santo ufficio. Ma insomma, qua uno è privo e la sana macchina, una mutata rocchia, non la trovo più. E questo Peppo Cric poi, non so, tiene un'abilità speciale. Si mette sotto in macchina e la hisse con la spalla. Come fa? Io non capisco, non lo so. Svitano prima i bolloni, sapete, e col sistema della spalla sfilano in ruota sotto. E stasera devono fare un lavoretto di questo genere. Sapete, qualche informazione l'abbiamo pure noi, eh? E si ingoccia un coppo pazzo a già mettere in manette a Peppo Cric e a vostro figlio. E voi metteteci in manette? L'arresto. Brigadì, se lo trovate sul fatto, arrestatelo. Donna Amalia è tornata? No. E neanche Amedeo? No. E quando verranno? Chi lo dottore sta aspettando? Si è visto nessuno? Nessuno ancora, dottore. Nessuno. Ma santo Dio, ve l'ho detto. Guardate che lo stato della bambina è veramente grave. Santa Anna, Maria, grazie. È grave veramente, soprattutto perché vi siete ricordati all'ultimo momento di chiamare il dottore. Vergine Immacolata, Ave Maria, grazie. Già. Queste sono le maledette abitudini di voi altri che non saccio come campate. No, dottore, sapete che dai? Che noi medici teniamo di cattivi auguri. E allora morite, non ci mettete i miei imbrogli all'ultimo momento? Malaurio. Ave Maria. Ma piace un po' di ce in faccia? Intanto su Malauri, sai che ti dice? Che è un momento all'altro, che la povera creatura se ne va all'altro mondo. Sant'Arcangelo Gabriele, Santa Rita, Santa Rica, che lo porto nome tuo. Voi inutile che convocate il paradiso sano sano. Questi sentimenti vi onorano, la fede è una gran bella cosa, ma a casa non porta la medicina che ho detto io a piccinella mora. Dottore, ma mi pare che ci ho stati chiamando in culla, che l'hanno metto io. Ho detto allora che avevamo ragione noi. Che siamo Malauri. Ma che sa, c'è uno pure dice speriamo, non è detto l'ultima parola. No, l'ultima parola è detta, e l'ho detta io, se non vi dispiace. Speriamo.
Si capisce, l'ultima a perdersi è la speranza. Ma mi avete chiamato tardi. Se si trova la medicina, con 99 probabilità su 100 la bambina si salva. Sant'Antonio a Pusille. Ave Maria, grazie a pleno. Ma se è fatto pure tardi. Ma è difficile trovare questa medicina. Difficile? Oggi si trova tutto difficilmente. A quest'ora. Eppure che fosse giorno chiaro. Qualunque medicina costa un occhio. E se si trova, si trova a mercato nero. Ma si aspetta un altro poco. Abbiate pazienza, dottore, scusate. Avete capito, eh? Se si trova, si trova al mercato nero. Quando il dottore ha detto, se non si trova, la bambina muore. Hai visto la mamma. Se mica si è a correre come stiva per la casa e mo starà correndo per tutta Napoli, la trovo. E chi lo sa? Il dottore ha detto, solamente a borsa nera la potete trovare. Mia moglie ha fatto la faccia bianca. Niente, niente. Quelle due o tre farmacie aperte non ce l'avevano. Sono stato a Furcello, Pallonetti, in Docavone, ho domandato basso per basso, niente. Dice domani, se capita. Eccomi qua. Mamma mia. Mamma mia, non ce la faccio più. Facciate pazienza. Tengo i piedi che mi bruciano i piedi. Noto, io questo ho trovato. Vedete se potete arrangiare con questo. Arrangio. Se è roba indicata. Che se serve per la rogna? E non è buono. Beh, sentite, io di fronte alla fessaggine mi attacca al vaduto. Vedete quest'altra? E che se serve per mandare il latte indietro alle partorienti? Ovvero. E quest'altra? E questa non è adatta, Benito Cile, hai portato tutto roba inutile. E te l'ha scritto un coppa a rubiezza di carta, Benito Cile. Ma non era quello che ti ho scritto io, non l'ho portato. Dottore, non vi arrabbiate. Qua non è che si può avere tutto come prima della guerra. È un po' di buona volontà anche da parte dei dottori. Vedete se potete arrangiare con questo. Voglio un motore caccia la parte fuori, buonanotte. Hai capito? E chi è nato da arrangio? Ma che ti credi che sto aggiustando la fontana? Si è fatta l'onda del cielo. Va, faccio tentativa. Ma da questo collega mio, si ottiene. L'indirizzo è scritto qua sopra. È lontano? No, in 10 minuti può andare e venire. Uè, non portare roba inutile che ti occhiamo in faccia. Va bene. Può darsi che l'ha trovata mamma. Lo porta lei. Un po' di pazienza. Papà, scusa, tu stai qua. No, io arrivo un momento alla torretta e torno. Se ne puoi fare almeno. No, è una cosa di premura, ma io torno presto. Eppure sapete che sto pensando, brigadini? Che voi di questi momenti dovete stare sempre in movimento e in continuo esercizio delle vostre funzioni. Vai presto? No. Sì. Ciao, perché mezzo imbroglio è una guerra, è vero? La delinquenza viene a galla. Capatratore, truffatore, circolazione con permessi irregolari, documenti falsi. E io mi ricordo sempre quello che voi mi diceste quel giorno, vi ricordate quando io facevo il morto? Voi mi diceste, è sacrilegio toccare un morto, ma è più sacrilegio toccare un vivo come te. Si sa, questa gente è viva, questo popolo è vivo, allora cerca di arrangiarsi, si arrabbatte, insomma, non può morire. O truffatore, si dà sapere fare, e voi dite, va bene... mi ha truffato, ma insomma ha trovato un sistema, magari uno dice è simpatico. L'astuzia o il coraggio circola con un camion con i documenti falsi, eppure si può dire un uomo svelto, ha trovato un sistema, insomma, e quanta gente ha potuto sopravvivere per questi camion che hanno fatto sta borsa nera, insomma, e poi ha messo pure a rischio la pelle, perché in coppa una strada provinciale si può pigliare pure un colpo di fucile, è giusto? La prostituzione, la guerra non porta la miseria, e la miseria non porta la fame, e la fame che porta? Vedete, chi per miseria, chi per fame, chi per ignoranza, chi
perché ci aveva creduto veramente, ma poi passa, finisce, si capisce, la guerra si paga con tutto. Ma un mariuolo no, prima di, non si diventa mariuolo per via della guerra, ma qualunque cosa dammo colpa alla guerra, mariuolo se nasce, secondo me. Non si può dire che un mariuolo è napoletano o è romano, diciamo, o milanese, o francese, inglese, americano, tedesco, insomma, voglio dire che un mariuolo, è vero, è mariuolo solamente. Non è una mamma, non è una padre, non è una famiglia, non tiene nazionalità e non trova posto nel nostro paese, tanto è vero che prima della guerra i mariuoli per fare fortuna attraversavano il mare. Ma scusa papà, ma perché mi dice questo? No. Siccome il paese nostro non porta una buona nominata, ci vuoi fare, è una disgrazia. Appena sentono napoletano già si mettono in guardia, perché è stata sempre così. Quando succedono furti di abilità, di astuzia, in un altro paese del mondo, è vero, brigadino, anche se inventate una barzelletta per far ridere, si dice che è vero che si è fatta a Napoli. Insomma, è un'abitudine. Si dice quello che è vero e quello che non è vero. È vero. Insomma, per esempio, non sapete niente. A Napoli è sparito un piroscafo con tutto il carico. Ma non è vero, non può essere vero, scusate, ma chi dice questo è in malafede, ma come sparisce un piroscafo? Insomma, che ha fatto una scatoletta, sparisce. E poi, anche se è vero, mettiamo che fosse vero, è vero. Allora dico io, questo mariuolo napoletano si è dovuto mettere per forza d'accordo con un altro mariuolo, che non è napoletano, sino come spariva questo piroscafo. Se dovuto essere, diciamo, i camion sì, il camion. Ma se uno si dice che non sono state cinte, si esagera, ecco perché, è vero, tu che sei giovane, devi essere un buon esempio, così quando ti trovi e senti che parlano male del tuo paese, allora tu puoi dire con tutta coscienza, vabbè, ma ci stanno i mariuoli a gente onesta come in tutti i paesi del mondo. Proprio così. Certo. Basta. Papà, io vado. Va, va. Lo faccio letto, tieni. Sì, papà. E porta tuo cappotto. Ma perché, papà? La sera comincia a fare freschetto, può darsi che fai tardi. No, ma io torno presto. Ma se ti fa piacere, mo' porto. È meglio. Buone cose, brigadier, grazie. Buonasera. E auguri per la bambina, Buonasera, Gennaro. Ci sta vedendo? È uscito in questo momento. E quello viene a appuntamento con me.
Si è avviato un poco prima. Ah, Picciarello, come sta? Come vuol dire? Io nemmeno mi sento tanto bene. Un Gennaro mio tengo un dolore in tasta spalla che non mi posso manco muovere. E l'automobile? Come? Lo fa male la spalla? Sì. La spalla destra? Io sì. E l'automobile? Ah, ma allora avevo capito bene. Scusate, che c'entra l'automobile? Voi forse guidate l'automobile con la spalla vicino al finestrino aperto? No, no, non è questo, no, Gennaro, no, no, no. È questione che i soldi si guadagnano, ma la fatica è assai. Assai. Io sono in società con vostro figlio, ma questa sera ce lo dico che ci dobbiamo riposare un poco. Sì, il riposo ci vuole, se no lavorate sempre. Un paio d'anni. E addirittura un paio d'anni, una cosa regolare. Sì. Vedi, don Gennaio, io me ne voglio andare in un posto isolato. Dove non si vede e non si sente niente. Bravo, ma come faccia dice? Una cosa francescana. Ecco. Tranquillo. Sì, sì. Modesta, senza lusso, pure una camera, un opportuno. Sì, un buco, una cella. L'avete detto, una cella. Sì. Una persona fuori se sta attenta, che ti porta un mangiare. Sempre agli stessi ore, quella vita regolare. Magari uno lo paga. No, non c'è bisogno. Potete trovare uno che lo fa disinteressatamente, così per affetto. Una bella finestra con una cancellata. No, la cancellata non mi piace. Ma ci vuole. E perché ci vuole? Ci vuole, scusate. Voi ve ne andate in un posto isolato, con la delinquenza che ci sta adesso, voi sapete chi vi vuole bene e chi vi vuole male. Voi dovete stare ben assicurate dentro, bella sicura, insomma. E poi queste cose francescane sono proprio belle con queste cancelle, insomma. Se ho capito bene dove volete andare voi. No, no, avete capito bene. Ah, e allora ci vuole. Forse pure la cancellata. No, certamente, dai. Beh, basta di mano male. Vado, vabbè. Ah, io avevo una pozza per questa spalla. Ma stasera ce lo dico a me te. Ci dici? Fate quest'ultimo sforzo e da stanotte comincio il riposo. I poveri anche a trovare. Quando state nella cella. Io rinda la cancellata e voi a fuoco. E io vi porto le sigarette. E io vi ringrazio. E tanti, devo venire per mio figlio, vengo pure per voi. Vado, vabbè. Buonasera. Come sta Riduccia? Ha incontrato un mese breve. Mi ha detto che stava lo stesso. Sempre con la febbre forte. Ho domandato per quella medicina. Ah, tengo segnato qua. Ma non mi è stato possibile trovarla. Forse domani. È stato veramente un dispiacere per tutti quanti. Specialmente pensando che voi siete tornato. E Donna Male non è che ha trascurato, ma sapete com'è? Si dice che lo so cose di creature. Come pure vi dico che non c'è da preoccuparsi soverchiamente. Appunto perché è bambino, può darsi che da un momento all'altro tutto si risolve in bene. E Donna Amalia poi non se lo merita. È una femmina che si farebbe uccidere per la famiglia. Durante tutto questo tempo che voi non ci siete stato, abbiamo potuto vedere tutti quanti come la pensa. E se c'è sta qualcuno che vuole parlare male sul conto di Donna Amalia, è una carogna. E voi non l'avete assassinata. Io vi sono amico e ve lo posso dire. Anzi, qualche volta mi sono permesso pure di fare qualche paternale a vostro figlio e l'ho fatto con tutto il cuore. Non c'eravate voi. Una femmina sola, senza un marito a casa. Certamente, sapete com'è, mi hanno visto venire spesso e chissà che hanno potuto pensare. Ma io vi do la mia parola d'onore che Donna Mali vi ha rispettato e vi rispetta.
Voi pure stamattina mi avete trattato freddamente. Me ne sono accorto. E sono tornato apposta per parlarvi e per vedervi. Si uomo, non si creatura. Don Gennà, quasi ci sta uno che vi deve chiedere scusa, questo sono io. Ma nei confronti di Donna Male dovete essere più che convinto, più che sicuro. Siccome stanotte parte per la Calabria e quando si parte di notte non si sa mai se si arriva vivi, ecco perché ho voluto, dato il vostro atteggiamento di stamattina. Basta. Se vi posso essere utile in qualche cosa, vi faccio tanti auguri per la bambina e buonanotte. Di nuovo a cena. Niente, non c'è nulla, niente. Ha già trovato sto scatolo di pillole, ma ce lo faccio per lì. Niente. Ha già domandato a tutto quanto. Tutta Napoli non si trova. Io te non te ne nascosta e non ho caccia. Ma che coscienza è questa? Fa una speculazione con la medicina. La medicina che può salvare una creatura. Ma insomma, figli mi ha da morire. E sto tenendo nascosta per farla aumentare i prezzi. Ma non è una infamità questa. Permesso, buonasera. Mi hanno detto che avete bisogno di una medicina per la vostra bambina. Io credo di averla. E questa? Scusate. Adesso vediamo. Dottor. Eccomi. Che c'è? Un ragioniere qua abita proprio vicino a noi. Dice che forse c'ha la medicina che avete chiesto voi. Fate vedere. Ah sì, è proprio questa. Io me la trovo per combinazione. 6 mesi fa ebbi la mia seconda bambina a letto proprio con questo male. Ma è stata proprio una fortuna. Data a me. No. Io la vorrei consegnare alla signora Amalia. Mi devo ragionare che dici. Capolita. Donna Ma, la medicina che il dottore ha prescritto per vostra figlia ce l'ho io. Eccola qua. Quanto volete? Che mi volete restituire? Tutto quello che io avevo è nelle vostre mani. Mi avete spogliato. Quel poco di proprietà, oggetti di mia moglie, ricordi di famiglia, biancheria. Con biglietti da 1000 alla mano ho dovuto chiedervi l'elemosina di un po' di riso per i miei figli. Adesso pure di vostra figlia si tratta. Ma che sta in medicina? D'accordo. E giustamente voi mi dite, senza la medicina indicata si muore. Ma perché secondo voi, donna Ma, senza mangiare si campa? Se io non mi fossi tolta la camicia, i figli miei non sarebbero morti di fame. Come vedete, chi prima e chi dopo deve, a un certo punto, bussare alla porta dell'altro. Sì, capiscono. Voi in questo momento voi mi dareste tutto quello che voglio. Ma se io, per esempio, donna Ma, se io mi volessi la vauspizia di vedervi correre per tutta Napoli, come correvo io per trovare un po' di semolini quando tenevo più piccolo malato. Eh? Se io vi dicessi, donna Ma, girate, divertitevi, casa per casa, portone per portone. Ma io questo non lo faccio. Ho voluto solamente farvi capire che se a un certo punto non ci stendiamo una mano l'uno con l'altro. A voi, dottor. E speriamo che donna Amalia ha capito. Auguri per la bambina. Buonanotte. Dottor Benito. Mannaggia, bubba, mannaggia. Beh, è tu, eh? Affare non ne hai fatto tu.
Diavoli, da quanta milione tiene tu? Sicuro, te ne avevi milione. Io quando mi ha mangiato una pomarola mia sul pane mi sento un re. Sì, ho tentato qualche cosa, qualche affare pure io, ma ci ho dovuto rinunciare. Una volta io e Pasqualino Pittore ci comprammo 50 kg di fichi secchi. Dissi io conserviamolo, quando aumentano i prezzi li vendiamo. Non c'è niente, mi ritrovammo pieno di vermi, a brumacuta, a due scettere tanta firma. E sciacquai, me li mettemmo a sola ad asciugare. La metà si mangiava nei sudici e l'altra metà fece la muffa. E poi che muffa fa, proprio che sto solo. E la mia moglie mi ha risolto un bombardamento. Una cosa mondiale, non c'è niente. Stavamo sotto al ricovero come stiamo io e voi adesso, vedete? Fuori cadevano le bombe, noi ci stavamo contrastando. Il sole, dai, certo, state zitto, che la gente sente, che figura mi fai fare a quello. State zitto, a un certo momento, cadde proprio il lato dove stava lei, sparetto, una tua giù, lo so, e lei da sotto le pietre ebbe il tempo di dire, mo che gli scacca sotto parlamma, ma fortunatamente morì subito, senza soffrire nemmeno un po'. Che bella morte che fece, anche no, bella morte veramente. Senza soffrire. Senza soffrire, e poi mi dicevo, sono solo, penso al commercio, chi mo fa? Buon commercio. Domani mi fanno piacere. Sì, non ce ne saprei. Ma mettere a posto un'altra volta che lo stanzino mio è qua, ti ricordo quando c'era la divisione. Come no? Qua. Quel legno che c'era, che ne avete fatto? L'avete distrutto, l'avete bruciato? Fatto? No, 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 quando si fece la rinnovazione lo hai stesso, lo mettete in da bottiglia a Raffaele, no. E là sta. E domani si mette un'altra volta, perché magari... Ci penso io. Sto tranquillo là. Giusto, giusto. Io me ne vado. State di buon animo. Guarda, passa la nottata. Deve superare la crisi. Io vengo domani mattina presto e sono sicuro che mi darete una bella notizia. Buonasera. 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 Grazie. Prego. Prego. Mamma, state per buon umore. Prima tutto ero preoccupato perché la medicina non si trovava. Ma mo avete visto come se ne è andato con te. Oh, no, ma noi ce ne andiamo. Per qualunque cosa che amo, dice? Buona nottata. Buona nottata. Buona nottata. Buona nottata. E perché mi guarda? Ha già fatto quello che hanno fatto l'altro. Quello che hanno fatto tutto quanto, mi sono aiutata, mi sono difesa. E tu perché non parli? Da stamattina tu mi guardi e non parli. Che colpa mi può dare? Che ti hanno detto? Hai già parlato? Mi vuoi sentire proprio parlare. E io parlo. Mi sapevo, oggi facete. Fatto buono, facevo prima rimane matita, se ci di parola. Buona notte, c'è. E ricordo dall'imbasciato. Quando più tardi, per la prima. A domani. A primo buon. Quando più tardi. Ah, ma io non so perché, ma quella creatura che stava in quella camera mi fa pensare al paese nostro. Io sono tornato e mi credevi trovare la famiglia mia o distrutta o a posto onestamente, ma perché? Perché io tornavo dalla guerra, dai paesi dove c'era stata la guerra, dove si bombardava. Invece qua nessuno ne vuole sentire parlare. Quando io tornai all'altra guerra, ti ricordi, ma chi mi chiamava a casa? Mi chiamava là, volevano sapere i fatterelli, gli atti eroici. Tant'è vero che quando io non sapevo più che dire, perché io avevo esaurito i racconti, mi ricordo che io dicevo bugie, io raccontavo pure cose che non erano successe, o che magari erano successe ad altre soldate, compagne mie, perché era troppa gente che voleva sapere. Il soldato italiano, fatelo sedere, fatelo, racconta, che è successo? E quegli uni, i bambini, oh soldato, viva il soldato italiano, tutto, insomma, a morire. Ma mo perché non ne vogliono sentire parlare? Prima di tutto perché la guerra non l'hai voluto tu. E poi perché i biglietti di 1000 lire fanno perdere la capa. Tu l'hai cominciato a vedere poco per volta. Hai capito? Poi più assai, poi 100.000, poi 1 milione. E 1 milione. Non hai capito niente più. Ehi.
Guarda, ma guarda. Vieni qua, io. Questo ti hanno fatto impressione, perché tu l'hai vista poca volta e non hai avuto il tempo di capire che le capisci io, che sono tornato e le ho viste tutte assieme. Insomma, a me vedendo tutta questa quantità di biglietti di 1.000 lire, ma mi fa meraviglia, mi pare uno scherzo, mi pare un gioco, ma come tutti questi milioni i biglietti di 1.000 lire in casa mia, ma che... Io tocco e non mi sbatto il cuore. E ho cuore da sbattere quando si toccano i cartelli di 1.000 lire, se no non è una cosa seria. E da gerire. Se restavo qua, vabbè, probabilmente perdeva la capa pure io. A mia figlia. Ieri sera vicino al letto della sorella mi ha confidato tutto. Che faccio? Ma la piglio per un braccio, la metto in mezzo alla strada e le dico va a fare la mala femmina. A te? Che non ne hai saputo fare, mamma, che faccia, ma faccia la tragedia? E non basta la tragedia che sta correndo per tutto il mondo. Non abbasta un lutto che portando in faccia tutto quanto. E Amedeo? Amedeo che fu Mariuolo. Tu mi hai capito, ma oi? E io ho già capito che già sta qua. Più la famiglia si sta perdendo, più il padre di famiglia ha da pigliare responsabilità. E se ognuno potesse guardare in quella camera, ognuno si metterebbe la mano sulla coscienza. Mo si è da aspettare, ma mo hai mai aspettato. Come ha detto il dottore, deve passare la nottata. Che è successo? La guerra, ma... Ecco, non saci. Che è successo? Ma di carbo pazienza. Portami un po' di caffè, la mezza tazzina, la bocca amara, va. La mattina asceva a fare poche spese. Amedeo accompagnava Riduccia a scuola e gli va a faticare. Io tornavo a casa e cucinavo. La sera ci mettevamo tutto quanto attorno a tavola e prima di mangiare facevamo la croce. Che è successo? Come sta Riduccia? Si è trovata la medicina, il dottore ha fatto che la fa, ma ha da passare la nottata. E tu che hai fatto? Non si chiude all'appuntamento? Ci pensate che Riduccia stava così e me ne sono tornato. Pareva brutto. Era brutto. A me lo bacio. Va, vado a mettere vicino alla piccina per te la febbre, poi fai compagnia. Sì, papà. E se domani riduce sta meglio, da compagnia stessa a compagnia o gas e ripigli i servizi. Sì, papà. Bravo. Chiedetemi sul sé caffè, mo sa da aspettare, ma mo dobbiamo aspettare. Ha da passare la nottata.